Caroline, nuovo video. Come leggete dal titolo, ho fatto il secondo acquisto da Zara perché mi sono trovata bene con i vestiti che sono di ottima qualità e allora ho deciso di acquistare di nuovo. Questa volta ho acquistato la collezione di Barbie che praticamente c'è sul sito di Zara e tante altre cosine, per cui adesso ve le faccio vedere, ve le mostro e ve le mostro anche indossati come l'altra volta. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video così ne faccio altri e se volete seguitemi su Instagram, vi aspetto anche lì. Detto questo, allora ho preso anche la collezione di Special Price, che vabbè, io la chiamo collezione, comunque c'erano gli sconti su Special Price, se si dice così, e vi faccio vedere che cosa ho comprato, per cui sono sia la collezione di Barbie e sia la Special Price, per cui è tutto insieme. Lo apriamo perché sono tanti vestiti, per cui lo apriamo insieme. Allora, questa è la scatola, è impacchettato bene, scarto la carta, anche se non volevo romperla, ma tanto questa poi credo che, vabbè, facciamo così. Iniziamo da questo giubbetto che ha preso mia mamma. Questa è una XXL, però sembra un po' troppo piccolo, per cui non so se gli va. Comunque è bello perché è bello imbottito, è nero. Il colletto lo puoi abbassare ed è fatta così. Poi ovviamente vi farò vedere. Allora, questa l'ha pagata 29,95 euro, meno male che c'è il cartellino. Queste qua che la maggior parte ha preso anche mia mamma, non ve le faccio vedere indossate, cioè, per cui ve le faccio vedere normali. Comunque, questa giacca che è... Allora, vediamo, ci sono due etichette... No, non c'è scritto niente. Comunque, questa giacca qui, molto carina, che adesso fa riflesso. Poi sempre mia mamma ha preso questa magliettina, fatta così, semplice, bianca. Sotto invece è fatta praticamente così. Questa è una L e costa 12,95 euro. Ed è fatta così, un po' particolare, perché questa è, se non sbaglio, è di cotone. Comunque è carina anche questa, ma non so se gli va, per cui la deve provare. Se ovviamente non gli va, questa potrebbe andare bene a me, perché da vederla sembra giusta che è la mia misura. Poi io invece ho preso questa magliettina qua, sperando che non sia gigante perché sembra gigante. Questo colore io non l'ho mai avuto e non lo so come mi sta, per cui poi lo provo e ve lo faccio vedere indossato. Ha le maniche belle gonfie, non so come descriverle praticamente, però fatte così, tanto ve le... Li vedete sia indossate alla ragazza che sia indossate a me. Questa è una XL e l'ho pagata 12,95 euro. E è questo colore bello acceso, sperando che mi sta bene, ma credo che non dovrebbe essere tanto, diciamo, grande. Allora, le cose che non mi vanno di fianco metterò se ho dato il reso oppure no. Poi, altra maglietta,
questa che mi è piaciuta, questa è costata meno, è scollata. Questa è una L, l'ho pagata 4,95 euro, rosa, perché ho detto bianca è sporchevole, per cui volevo cambiare colore, o l'ho presa rosa. È fatta così perché mi piaceva lo praticamente come era fatta, perché è scollata col colletto a V praticamente, ed è fatta così. Questa è questa, sì, l'ho detta, la taglia è una L. Poi invece mia mamma ha preso quella verde perché la voleva provare, però da vedere sembra bella larga. Questa è sempre una L, il prezzo è uguale, 4,95 euro, però cambia il colore, che è verde. Non è male anche come colore questo verde qua. Poi passiamo alla collezione della Barbie. Io ne ho presi due perché ho trovato praticamente le mie taglie, per modo di dire. Ho preso una L, però spero che mi vanno. Ho preso per la collezione di Barbie questa maglietta, fatta così, ma credo che mi va perché è bella larga, con la scritta Barbie sulle maniche, così, in poche parole. È bianca, semplice. Semplice bianca, l'unica cosa che c'ha la scritta. E questa 17,95 euro. Questa è una L perché praticamente le taglie erano S, M, L, e alla fine ho preso la L perché ho detto beh, tanto la L dipende dal modello, se è bella larga, bella grande, io porto la L, per cui ho provato a prendere la L, ma credo che dovrebbe andarmi perché è bella grande. Veste grande, in poche parole. Poi ho preso anche la tuta, fatta così. Questa è bella pesante, pensavo che era un po' più leggera, invece è più pesante. Questa qui, che dato che non ho le tute, ho preso questo pantalone a tuta rosa con la scritta qui, che non so se si vede, ma tanto lo vedete indossati, Barbie per Zara. Sì, c'era proprio la scritta. Ed è, sono fatte così. Queste, ah, c'è anche l'etichetta. Allora, queste qua le pagate 30 euro, è sempre una L, però qua non c'è il prezzo perché credo che l'hanno hanno reso il prodotto, e c'è anche l'etichetta di Barbie. Dato che ho trovato solo questi, dato che mi piacevano... Allora, volevo prendere la felpa rosa di questa sopra, solo che non c'era più la taglia, la taglia L, per cui ho detto, vabbè, ormai fa niente. Allora, alla fine ho preso solo i pantaloni, però sono carini, sono belli pesanti, sotto è fatto così. Non ho mai avuto, diciamo, questo colore, perché non l'ho mai messo, però... da vedere, è bellissima ed è così. Tanto poi tutto quello che vi ho fatto vedere lo vedete indossato. E queste, niente, questi due sono state quelle che ho trovato sul sito, perché è l'unica taglia che potevo comprarle, però credo che anche queste qua poi si allarga, cioè all'elastico si allarga, per cui dovrebbe andar bene. Poi, per finire, scusate se mi metto qua la roba, ma è solo per appoggiarla, perché sennò dopo la sporco se la metto per terra. Comunque, per finire ho preso le scarpe. Queste qua sono di special price. Praticamente sono così, con questa ricoperte, fatte così. Belle però. Allora, queste invece di pagarle 25 euro, le ho pagate 15 euro. Allora, io spero che mi vanno, che non siano tanto grandi,
tanto poi tutte queste cose le vedete anche su Instagram, che faccio le foto, le vedete su Instagram. Allora, queste sono fatte così, vediamo se c'è il prezzo. Sì, costavano 25 euro, ma io l'ho pagate 15. No, 25,99 e io l'ho pagate 15 euro. Erano scontate perché le ho trovate su Special Price. E sono praticamente così. Sono bianche con dietro tutto verde e la scritta praticamente Zara. Non ho mai avuto le scarpe bianche, ho preso un 39 perché ho detto non so se poi sono piccole, infatti io porto sia il 39 che il 38, dipende dal modello, però non sono male, sono carine e sono fatte così. Allora adesso mettiamo queste qua e tanto poi le devo provare. Sono carine perché hanno questo bordino dietro verde. La scritta è qua. Solo che non è difficile. Comunque la scritta è qua, ma tanto ve le farò vedere sia da vicino che in foto. E niente, queste qua sono state quelle che ho preso. Ovviamente in totale è 130 euro. Le uniche cose che erano scontate erano le scarpe e basta. Oh no, forse la giacca, se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque, questi sono stati gli acquisti e le cose che ho acquistato. Niente, detto questo, se vi piace questa tipologia di video e vi piace che acquisto da Zara, fatemelo sapere sotto nei commenti, lasciatemi un like così ne farò altri di questo genere sugli acquisti di Zara. La collezione di Barbie è carina, mi piace, e ci sono gli sconti sul sito, su Special Price, e se non sbaglio altri sconti. Per cui, dato che le scarpe sono scontate, se vi piacciono andate a vedere sul sito perché secondo me sono molto belle. Io ho preso queste perché giustamente mi servono e mi piacevano di più queste qua. Detto questo, il video è finito. Noi ci vediamo al prossimo video. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale così non vi perdete questa tipologia di video. Se volete seguirmi su Instagram così metto lì le foto con tutte le cose indossate che ho comprato. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!